Noi eravamo qui dalle 2 sapendo di questa manifestazione, avevamo anche avvertito le forze dell'ordine se per cortesia non potevano non fare in modo che Via dei Giubbonari diventasse un budello per chi... Io abbiamo sempre pensato a delle cose isolate, ma che la manifestazione potesse essere proprio qui di fronte. E quando ci siamo, abbiamo visto questa cosa qui, siamo usciti per difendere la nostra targa, le nostre bacheche e cose. Si attaccavano a qualsiasi cosa, ai chiodi. Mi ha impressionato che dovevano distruggere, far male, per cui i chiodi dovevano tirar fuori, solo per sfregio. E questa cosa dello sfregio abbiamo tentato di, come dire, di dialogare per evitarla, non ci importava del chiodo, era semplicemente per tentare di dire parliamo, no? Questa cosa qui possiamo avere torti, quello che sentiamo di... Erano talmente imbestialiti contro la polizia, contro di noi, che non c'è stato niente da fare, anche i poliziotti in borghese ci hanno fatto entrare dentro e poi loro hanno cominciato a distruggere. No, rabbia, non era paura, era rabbia, una rabbia terribile di non poter, di dover subire una violenza così veramente no, senza una ragione. O meglio, le loro ragioni possono anche averle avute, ma che diventino, che si tramutino in questa cattiveria è veramente una cosa che ha fatto male al cuore più che rabbia. Siete rimasti intrappolati tra la polizia e i manifestanti? Non siamo rimasti intrappolati, volutamente noi stavamo fuori, stavamo davanti alla sezione a vedere la... Non siamo rimasti intrappolati, e la polizia che dopo, per evitare ancora cose peggiori, visto la loro cattiveria nei nostri confronti... Devo dire che anch'io a un certo punto ho anche reagito con tensione, probabilmente faccio anche un mea culpa, però la polizia ci ha detto entrate dentro e rimanete dentro, vi proteggiamo noi.